che quella previsione non sia campata in aria. Lo dico, diciamo, peraltro senza una particolare polemica, a differenza di cosa accadeva qualche mese fa con Conte 2 a parti invertite, no? Qualcuno se lo ricorderà, Sì, l'accusa certo. costante, lentissimo. La verità è che questo decreto lo si aspetta da oltre un mese, il governo è in carica da più di un mese. Lo scostamento è stato fatto 2 mesi fa, ma qualcuno dirà c'era la crisi, questo è un altro dei regali di questa fantastica crisi di governo. Però ora il tempo comincia a essere tanto. Vediamo se domani arriva, io me lo auguro naturalmente, non sono lì a sperare che non arrivi così, posso dire al governo cattivo. E vediamo se arriva e cosa ci sta scritto dentro, perché su questo ancora la chiarezza manca ed è tutto evidente che nella maggioranza ci sono conflitti su molti temi, dalla rottamazione delle cartelle, dalla soglia di rottamazione, anche qui siamo sempre alle soglie, ma non si sa che fare, in questo paese si rottamano le cartelle, come se questa fosse la Ma non è soluzione. vero, ma non Cosa è che vero. diciamo si può anche fare, vabbè, insomma, però non è la prima volta, diciamo, che si fanno le rottamazioni ad alzo zero, a prescindere dal motivo per cui una cartella è pagata o non è pagata. Un conto sai, se le rinvii perché c'è un momento di difficoltà, dici io in questo momento non ti chiedo uno sforzo in più. Io penso che è giusto dire che le rottamo a prescindere, insomma, senza vedere nel merito perché una cartella è stata pagata o meno. Sai, ci sono cittadini in questo paese che pagano sempre fino all'ultimo, magari prima o poi si inventerà anche un tax back, una forma di restituzione a chi ha sempre pagato. Ogni volta che c'è un piccolo condono, qualche piccola percentuale la restituiamo anche a chi ha sempre pagato, ma questo lo vedremo. In ogni caso, il ritardo è molto significativo e temo che quella previsione non sia campata in aria. Oggi Cattani dice qualche decina di giorni, fino a ieri la promessa era la settimana prossima sui conti. Ma perché? Perché è ovvio che se tu cambi i criteri, talvolta anche ragionevolmente, il superamento dei codici Ateco è una questione che si era posta già col governo precedente, la necessità di superarli, non è che se l'ha inventato il governo Draghi. Però tutti sanno, coloro che non fanno propaganda, che se cambi le regole sulla base delle quali devi fare nuove richieste, i tempi di arrivo degli ristori, cioè dei soldi sui conti, si allungano. C'è poco da fare. Tutti sappiamo che negli ultimi ristori si era accelerata la tempistica dell'arrivo delle risorse per una ragione, perché le imprese non facevano nuove domande, o meglio, si lavorava sulle domande precedenti e quindi c'era una proporzione rispetto alla perdita e l'invio immediato sui conti correnti. Gli ultimi ristori erano stati più rapidi per questo. Siccome questo decreto cambierà molte cose, è purtroppo, dico io, assai probabile che i tempi di arrivo si allungheranno. Però io penso, lo dico come consiglio disinteressato, davvero alla maggioranza attuale, che convenga dire la verità ai cittadini, perché secondo me dire che arrivano i soldi subito, perché ora c'è il governo dei migliori con centrodestra dentro, e poi questi soldi non arriveranno subito, non è proprio un'operazione molto lungimirante, anche sul piano del consenso che chi l'ha fatto. Ecco, Luciano, questo è No, se importante posso però perché. una cosa sul patto fiscale.